Ciao a tutti! Avete un albero che magari si è rotto oppure lo dovete buttare? Questo video è la soluzione per poter riciclare l'albero. Come prima cosa vado a tagliare la ghirlanda, diciamo, e tutti i fili che ci sono intorno al tubo dell'albero. Una volta tagliato tutto, posso recuperare i rametti. Dopo aver recuperato tutti i rametti, ora vado a sistemarli. E ora vado a curvare questa parte qui in modo da poterla poi appendere. Se c'è un uomo è meglio, il mio in questo momento non c'è. Ok, non sono riuscita a curvarlo bene. E quando torna mio marito, poi lo faccio fare a lui, insomma. Ora bisogna decorarlo. Allora, io ho realizzato un fiocco che vado ad attaccare proprio con la colla a caldo in questo punto qui, in pratica sopra sopra. Ora, io lo attacco con la colla a caldo, ma se voi non volete attaccarlo con la colla a caldo perché magari l'anno prossimo volete cambiare decorazione, basta mettere un altro nastrino qui dietro e attaccarlo poi con un nodo dietro. Al centro vado a mettere questa campanellina con questo Babbo Natale e questa stella di Natale. Questo va appeso, quindi io qui non andrò ad incollarlo direttamente, ma andrò ad inserire il cordoncino in un rametto fino in fondo. Se riesco, vado a mettere dentro il cordoncino un altro rametto dall'altra parte, quello dall'altra parte, in modo che stia al centro, se riesco, perché qua il cordoncino mi sembra troppo piccolino. Sì, ci sono riuscita. Ora sistemo. E ora il Babbo Natale sta al centro. Ora, siccome io ne devo preparare un bel po' di queste, ne devo fare circa 10. Inizio a farle mettendo un soggetto qua e un soggetto qua per regolarmi più o meno di quanto materiale ho e poi vado a decorare tutto intorno. Quindi ora vedrete dove vi mostro solamente con queste due parti soltanto decorate e poi vedrete il resto. Ed ecco qui tutte le decorazioni pronte, messe per terra, ovviamente, se no non riesco a farvele vedere tutte. Ora, visto che diciamo gli oggetti principali li ho già messi tutti, ora devo mettere le altre cose per poter, diciamo, dare più colore a tutte le decorazioni. Quindi devo scegliere tipo queste decorazioni. Oppure le palline, le bacche, delle ghirlande, queste qua,
ho altre cose sopra, c'è un casino a casa mia, però vabbè. E quindi adesso vedo di sistemare un po' il tutto. E dopo aver messo tutte le decorazioni, metto delle luci a batterie. E le batterie le nascondo dietro, incastrandolo tra i rami. Ed ecco pronte, le mie decorazioni per i termosifoni. Queste io non le metterò ai termosifoni, ma le ho fatte per metterle alle scale, che però vedrete in un prossimo tutorial. Decorerò le scale insieme a voi mettendo queste decorazioni. E se questo tutorial vi è piaciuto e vi ha incuriosito, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e vedrete prossimamente come ho decorato le mie scale. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!